Se pensate al 2022, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Quest'anno sono successe un sacco di cose e noi di Radio Immaginare abbiamo provato a raccontarvele. Prima tra tutte, lo scoppio della guerra in Ucraina. For this ego, my morning began with the news that a war has begun in my country. That there is a place for war in the modern society of 21st century. Alcune scuole hanno deciso di vietare in classe il telefono agli alunni e alcune anche ai prof. È stato fatto un sondaggio e 3 ragazzi su 4 sono contrari a questa decisione. Non sembra vero che sia già passato un anno, eppure sembra ieri che sia successo tutto. Stare qui proprio in questo posto, guardare quella collina fa male, non poco. La nostra è una scuola senza voti che prende il suo metodo di istruzione dal metodo finlandese. Cosa ha di diverso da una sezione tradizionale? Banalmente gli aspetti sono vari. Intanto abbiamo molti meno compiti per casa e non veniamo valutati con una valutazione numerica. A Naro dei ragazzini che sono stati bullizzati sono andati direttamente a bussare alla porta del sindaco per denunciare il fatto. La tartaruga, nello specifico caso della caretta caretta, che è la tartaruga comune del mar Mediterraneo, uno dei suoi problemi è quello che mangia e che trova in mare. E anche tutto quello che noi lasciamo in strada, alla fine va a mare. Come per esempio tappi di bottiglie o bastoncini di chupa chups. Circa 3-4 mesi fa, quando mi è venuta questa idea di fare un grande viaggio in bici, allora ho contattato Oliver, ho detto via, si parte e si va nell'estremo sud dell'Africa. Sembra che i ragazzi leggano di più in pandemia, infatti da un sondaggio è risultato che ben il 51% dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni abbia letto più libri negli ultimi 2 anni, insomma. Purtroppo alla fine del primo anno, quindi a fine 2017, mi si è iniziato a dare della grassa, della culona, della cicciona, cosa che oggettivamente non ero. Ho toccato proprio il fondo a fine aprile 2020, quando ho avuto un attacco di panico fortissimo mentre facevo danza, sono corsa in bagno, ho pianto per mezz'ora, non riuscivo a respirare, singhiozzavo, eccetera. Si è accesa la luce, io mi sono vista allo specchio e ho detto no, queste condizioni non posso permettermele, quindi da lì ho proprio deciso di andarmene. Il 2022 ci conferma come l'anno più caldo in Italia dal 1800. Queste sono alcune cose che sono successe nel 2022 e che abbiamo provato a raccontarvi. Speriamo di esserci riusciti. Da Radio Immaginare è tutto, ci sentiamo il prossimo anno. Ciao!